come scegliere che scuola fare, sia che tu debba scegliere cosa fare dopo le superiori, sia che tu debba scegliere il percorso per le superiori. Oggi vi voglio dare i miei consigli per fare la scelta migliore per voi. Ovviamente non vi dirò io che scuola fare, però raccontandovi come io ho scelto che scuola fare per me, sicuramente potrete prendere spunto dalla mia esperienza e trovare quella che è più adatta a voi. Vorrei innanzitutto parlare delle superiori e poi dopo andiamo a vedere cosa fare dopo le superiori. Purtroppo, e vi dirò purtroppo, per quanto riguarda le superiori siamo molto limitati perché i percorsi sono sempre quelli, sono i classici e alla fine, sentite a me, sicuramente molte delle materie che farete non vi piaceranno. O non vi piaceranno o comunque non saranno approfondite quanto voi vorreste. Vi dico chiaramente, io ho frequentato una scuola informatica e telecomunicazioni. Ipotizzando che a me fosse piaciuta l'informatica, quindi la programmazione, io in quegli anni fatti a scuola di programmazione ho imparato cose che potevo imparare in una settimana da solo. Probabilmente sì, questo per farvi capire come il sistema funzioni molto male. Ora magari sono stato sfortunato io, altre scuole funzionano meglio, per carità sicuramente, però questo discorso è abbastanza generale. Per farvi capire che ciò che cercate nello specifico, se avete già un'idea, alle superiori non lo trovate. Io quando mi sono iscritto a scuola non avevo un'idea di quello che volevo fare dopo. Sapevo che mi piaceva il computer, sapevo che mi piaceva l'informatica, però non è che sapevo cosa fosse. Così ho detto, facciamo informatica. E sono andato a fare informatica con altri miei amici. Finiti i primi 2 anni in cui dovevo scegliere se continuare su informatica o fare telecomunicazioni, scelsi telecomunicazioni perché capii che l'informatica, tutto sommato, non mi interessava più di tanto. Scelto i percorsi di telecomunicazioni, anche questo non è che mi interessava, alla fine l'ho scelto, sceglievano tutti, ho detto ma sì, scegliamo questo, tanto che devo fare, dove devo andare, devo cambiare scuola, che scuola prendo, non c'è scuola per me. E quindi ho continuato su quella via. Alla fine ho finito, mi sono diplomato anche con 100, tanto per dire, non che fosse difficile, e ho concluso i miei studi. Cosa mi è rimasto delle scuole superiori? Sicuramente qualcosa l'ho imparata, ma qualcosa di molto basico e in poche materie, perché tutte le cose delle materie che non mi interessavano io le ho già dimenticate. La letteratura a me non mi è mai piaciuta, ho dimenticato tutto. La storia non mi ha mai interessato, almeno come è stata trattata da me, ho già dimenticato tutto. L'inglese qualcosa l'ho imparata sicuramente, però è un inglese comunque troppo limitato quello che si fa a scuola, almeno nella scuola che ho frequentato io. E potrei continuare così con tutte le altre materie. Questo per farvi capire che se tu hai in mente di fare un determinato lavoro, una determinata cosa, non c'è la scuola superiore adatta a te. Quello che devi fare è scegliere la scuola che più si avvicina a quello che tu poi vuoi fare. Capendo anche che a 13-14 anni tu non hai la più pallida idea di quello che vuoi fare dopo. Quindi devi bene o male andare un po' a fortuna. E senti a me, ciò che conta è dopo le superiori. Quindi se alle superiori finisciti le scuole, prenditi il tuo diploma indipendentemente da quello che hai scelto e dopo si può fare molto di più. È chiaro anche che durante le superiori stesse tu puoi fare per conto tuo molto di più, come da autodidatta. Infatti io molto spesso mi sono reso conto che da solo a casa, per conto mio, imparavo molto di più e molte più cose e molto meglio di tutto quello che effettivamente imparavo in classe alle superiori. Se a te piace l'informatica, ti piace programmare, non stare ad aspettare che te lo insegnino in classe. Mettiti a casa, applicati, guardati video su YouTube, leggiti libri, segui qualche corso o semplicemente smanetta sul computer e impara per conto tuo. Perché se veramente l'argomento ti interessa, sicuro impari. Quindi, come vedete, per le superiori non posso darvi chissà che consiglio. Scegliete la scuola che più vi sembra giusta per voi. Se non avete la più pallida idea di cosa scegliere, allora scegliete quella che vi sembra più facile per voi. Non più facile in generale, più facile in base alle vostre capacità. Se siete bravi nelle materie tecniche, scegliete una scuola tecnica. Se siete più bravi nelle materie umanistiche, scegliete una scuola incentrata più sulle materie. Dopo le superiori siete arrivati ormai a 18 anni, quindi avrete sicuramente un'idea di quello che volete fare. Ipotizziamo però che voi l'idea non ce l'avete. Come capire cosa fare dopo? Dovete partire dal presupposto. Cosa mi piace fare? Quindi dovete capire, mi piace fare questa cosa, mi piace fare questa cosa, mi piace fare anche quest'altra cosa. Trovate tutte le cose che vi piace effettivamente fare e pensate, da quali di queste si può ricavare un lavoro? Quali di queste effettivamente possono essere il vostro futuro? E iniziate quindi a fare una prima selezione. Dopodiché, ciò che rimane, dovete andare a vedere di queste quale mi piace di più, o ancora meglio, di queste quale posso approfondire tramite una scuola, un'accademia, un'università, e quale invece posso continuare a imparare per conto mio. Quale di queste mi necessitano poi nel mondo di un attestato e quale invece non necessitano di nessun attestato? Perché è chiaro che se tu vuoi fare il medico non è che te lo impari stando a casa davanti al computer. Devi andare all'università, ti devi prendere la laurea, devi fare la specialistica, devi fare
devi fare pratica sul campo. Diverso è se tu vuoi fare il programmatore. Per fare il programmatore tu non hai bisogno di andare all'università e non hai bisogno di prenderti una laurea. Tu ti applichi da casa, diventi un programmatore bravo, come si deve, ti dai da fare creando progetti per conto tuo e vedrai che il lavoro lo trovi anche senza un pezzo di carta. Infatti il problema delle università di oggi, te lo dico, è che la maggior parte dei corsi universitari sono troppo teorici. Ti insegnano cose che tu poi, uscito dall'università, sì, c'hai la tua bella laurea, però poi che fai? Effettivamente non sai fare niente, non sei utile al mercato del lavoro. Quindi o segui un corso universitario e contemporaneamente ti impari qualche cosa di effettivamente pratico da applicare nel mondo per poi lavorare, o altrimenti non concludi niente. Quindi devi bene valutare, siamo sicuri che l'università sia la scelta migliore per te? Perché io non sto dicendo che l'università è la scelta peggiore che tu possa fare, sto solo dicendo valuta bene il corso che devi scegliere, perché non sono tutti validi come magari lo potevano essere 10-15 anni fa. Il mondo oggi è cambiato, non serve più avere la laurea se poi non sai fare niente. È molto più importante invece saper fare qualcosa di utile al mercato che avere qualsiasi pezzo di carta tu possa immaginare. Quindi devi capire cosa ti piace e dedicarti a quello. Se puoi impararlo tramite una scuola, un'università o un'accademia, quel che è, segui quel percorso. E contemporaneamente però, anche per conto tuo, cerca sempre di approfondire al massimo, perché alla fine devi diventare il migliore nel tuo campo. Ora, se tu sei dubbioso perché hai più cose che ti piacciono, non è detto che tu debba abbandonarle e sceglierne solo una. Tu puoi portarne avanti anche più di una. Senza esagerare, ovviamente, e una non deve appesantire l'altra, però devi anche scegliere quella su cui concentrarti. E purtroppo qui arriva la scelta difficile, perché non è facile decidere su cosa mi concentro, e qui devi valutare il miglior rapporto, mi piace, troverò un lavoro, o comunque posso crearci un lavoro, perché non dovete ragionare solo del qualcuno mi deve assumere, dovete anche ragionare del con queste competenze posso lavorare per conto mio. Vi spiego quello che ho scelto io. Tralasciando il fatto che l'informatica ha smesso di interessarmi tempo addietro, ho capito che quello che invece mi piace fare, anche grazie a YouTube, è fare video, o ancora di più mi piace il mondo del cinema. Quindi ho detto, a me ispira tantissimo fare il regista, però al contempo mi piace continuare a fare video su YouTube, mi piace anche suonare il pianoforte e varie altre piccolezze. Quindi ho detto, cosa faccio adesso finite le superiori? Mi sono detto, se rimango nel paese in cui sto adesso, io alla fine regista non ne arriverò mai a farlo, perché non ho amici con i quali condivido questa passione, non ho persone con cui fare questo mestiere, fare queste cose, non ho qualcuno a cui chiedere giriamo un cortometraggio, giriamo un film o cose del genere. Quindi sono molto limitato dal posto in cui vivo, perciò mi sono detto, io me ne vado a Roma, però non mi trasferisco e basta, già che me ne vado a Roma, me ne vado in un'accademia a studiare proprio per diventare regista, ed è quello che farò tra qualche mese trasferendomi, lo vedrete sul canale. Contemporaneamente però continuerò a fare video su YouTube parlando di finanza personale e crescita personale, che sono altri dei miei interessi. Chiaramente quando potrò cercherò anche di viaggiare, perché anche viaggiare è una delle cose che mi piace fare, e il tutto ovviamente lo ingloberò col fatto che mi piace fare video, quindi facendo video su YouTube. Insomma, ho trovato un modo di unire tutto. Anche per quanto riguarda il pianoforte, non andrò a prendere lezioni, non seguirò il conservatorio perché non è la cosa su cui mi voglio concentrare, però continuerò a studiarlo da autodidatta. Sicuramente sarò più lento, imparerò di meno, però per quello che voglio io, a me basta così e va bene così. Ho parlato tanto, vi ho dato una serie di consigli, una serie di punti, ho cercato di farvi ragionare su tante cose e vi ho spiegato la mia storia. È chiaro che ora ognuno ha la propria storia e deve adattarla alle proprie esigenze e anche alle proprie possibilità economiche. Perché non è che dalla mattina alla sera tu ti svegli, te ne vai dall'altra parte dell'Italia, prendi una casa in affitto, ti iscrivi in accademia, bisogna anche trovare i soldi. Quindi, oltre a vedere questo, devi anche renderti conto della tua situazione economica e devi anche magari in un primo momento accontentarti di qualche lavoretto per iniziare a mettere soldi da parte per poi dedicarti a quello che vuoi. Quindi non dare per scontato e non c'ho soldi, non lo farò mai. Piuttosto parti dal presupposto, adesso inizio a lavorare in questo modo, mi metto un po' di soldi da parte, nel frattempo, nel tempo libero, mi comincio comunque a dedicare a quello che realmente mi interessa per conto mio. E piano piano accumuli i soldi, inizi ad imparare, inizi a fare, inizi a conoscere, inizi a esplorare il tutto, e poi dopo abbandoni il lavoro e ti dedichi a quello che ti piace di più. Il problema però può essere che tu non hai la più pallida idea di cosa ti piace, proprio tu non hai nemmeno delle scelte tra cui scegliere, non sai niente, non sai proprio cosa poter fare. Questo effettivamente un bel problema, come risolverlo? La cosa migliore in questo caso è provare, tu devi provare. Ora è veramente difficile non avere la più pallida idea di cosa a uno può piacere, però può succedere. Quindi la scelta migliore è provare di tutto. Quindi senti consigli di un amico, prova quella cosa, senti consigli di un altro amico, prova quell'altra cosa, fai una ricerca su Google, prova quest'altra cosa. Devi provare quante più cose possibili per cercare di capire cosa ti ispira di più e poi andare sempre più da quella parte per capire sempre di più cosa effettivamente ti piace. Non è facile sicuramente,
però bisogna applicarsi e questo devi iniziare a farlo il prima possibile. Prima inizi a capire cosa ti piace realmente fare, meglio ti troverai dopo. Quindi che tu sia alle superiori, alle medie, alle elementari, inizia già da adesso a cercare di capire cosa ti piace fare. Poi probabilmente negli anni cambierai idea, però più vai avanti, più cose provi, quindi più cose sperimenti, più esperienze quindi accumuli, e meglio ti rendi conto di quello che vuoi fare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate il pollice in su e attivate la campanella. Se avete consigli, volete raccontare la vostra esperienza, c'è il campo commenti qui sotto, mi raccomando utilizzatelo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!